Buongiorno, benvenuti a Milano Pavia News, un'edizione questa che non può fare a meno di toccare le due grandissime questioni di cronaca della provincia di Pavia. Una purtroppo è una questione enorme, che drammatica. Una madre a Voghera ha strangolato e ucciso suo figlio di un anno. Ne parleremo, come parleremo anche di quella sentenza che è attesa veramente tra poco a Pavia per l'omicidio del commerciante Gigi Bici, una vicenda che ha tenuto tutta la città con il fiato sospeso per mesi. Andremo anche a Milano per varie questioni, tra cui questa mattina c'è stato un ennesimo nubifragio, allagamenti, gravissimi disagi al traffico. Dicevamo, le due grandi questioni di cronaca in provincia di Pavia, e partiamo raccontandovi che cosa è successo a Voghera. Lo ribadiamo, una madre di 45 anni in Pedra Raptus ha strangolato e ucciso il figlio di un anno. Ci colleghiamo con il tribunale di Pavia in diretta con Luca Pattarini. Buongiorno Luca. Buongiorno Paolo, sì, purtroppo dicevi bene, è una tragedia quella avvenuta a Voghera, dove una donna di 45 anni questa mattina ha ucciso strangolando il figlio di appena un anno. Sarebbe stata poi la stessa donna a chiamare il 112 e chiedere i soccorsi. Purtroppo, quando i medici sono arrivati all'interno dell'abitazione, un'abitazione di via Mezzana, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo. Dalle informazioni che abbiamo in questo momento sappiamo che la donna è poi stata trasportata in ospedale a San Matteo, nel reparto di psichiatria, per accertamenti. Ovviamente si cercherà di capire le motivazioni dietro questo gesto terribile, drammatico. Da quello che sappiamo, il marito tra l'altro era al lavoro, quindi non ha assistito ovviamente alla scena. Certo è che si tratta, come dicevamo, di una vicenda drammatica. Sul caso stanno indagando i carabinieri, lo ripetiamo, il caso, questo omicidio terribile è avvenuto questa mattina intorno alle 9 in via Mezzana a Voghera. Ovviamente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale cercheremo di darvi maggiori informazioni su questa vicenda. Naturalmente con il collega Ermanno Bidone, che è sul posto. Al momento però, appunto, ci sono ancora pochi dettagli, quelli riferiti da Luca Pattarini. Luca, tu sei comunque in tribunale a Pavia perché tra non molto dovrebbe arrivare la sentenza per l'omicidio del commerciante Luigi Criscuolo, da tutti conosciuto come Gigi Bici. È così, noi siamo qui davanti, la sentenza è attesa attorno alle 13.30, così ci hanno spiegato gli avvocati. Il giudice ha riconvocato le parti appunto alle 13.30, a quell'ora sapremo quale sarà la decisione nei confronti di Barbara Pasetti, che è l'unica indagata, lo sappiamo, per questo omicidio, che effettivamente era rimasto avvolto nel mistero per mesi, perché effettivamente dalla scomparsa di Luigi Criscuolo al ritrovamento del corpo erano passate diverse settimane, e poi ovviamente la procura aveva deciso di agire, aveva arrestato Barbara Pasetti perché la donna tra l'altro aveva cercato di sviare le indagini mandando delle lettere ai familiari di Luigi Criscuolo chiedendo riscatto, insomma inscenando l'esistenza di una finta organizzazione criminale dell'Est Europa. Poi la donna era stata arrestata per tentata estorsione e dopo alcuni mesi in carcere, 8 mesi in carcere, nell'ottobre scorso aveva confessato il delitto. Oggi siamo arrivati alla seconda udienza di questo rito abbreviato, come dicevamo arriverà la sentenza tra pochi minuti. Quello che sappiamo è che il PM ha chiesto una condanna a 14 anni di carcere,
condanna con un forte sconto di pena, proprio perché è stato approvato il rito abbreviato per Barbara Pasetti. Noi abbiamo sentito all'ingresso e anche poco fa alcuni familiari di Luigi Criscuolo, le figlie che ci hanno raccontato ancora, insomma, la loro tristezza, la loro disperazione per questa vicenda. Barbara Pasetti, da quanto ci hanno detto durante l'udienza, ha chiesto scusa alla famiglia Criscuolo, scusa che però secondo i familiari di Gigi Bicci ormai sono tardive e non servono più. Tra pochi minuti, come dicevamo, sapremo quale sarà la decisione del tribunale, del giudice del tribunale di Pavia, e ovviamente vi riporteremo nella nostra edizione straordinaria quella che è la decisione del giudice, quale sarà la sentenza per Barbara Pasetti. Grazie Luca. Allora, insomma, ne hai già fatto cenno tu, noi per la sentenza dell'omicidio Gigi Bicci faremo una edizione straordinaria di Milano Pavia News alle ore 14:30, un orario, insomma, in cui dovremmo avere già a disposizione non soltanto la sentenza, ma magari anche qui qualche primo commento. Lo ribadiamo, ore 14:30, udienza straordinaria sicuramente per la sentenza dell'edizione straordinaria di Milano Pavia News, sicuramente per la sentenza del caso Gigi Bicci, ma ovviamente, questo però non possiamo saperlo, se da qui alle 14:30 ci saranno ulteriori novità sul caso di Voghera, della madre che ha ucciso strangolandolo il figlio di un anno. Naturalmente l'edizione straordinaria delle 14:30 sarà l'occasione anche lì per darvi dei riferimenti. Aveva detto Luca Pattarini che i familiari di Gigi Bicci, la ex moglie e la figlia Katia, hanno lasciato delle brevi dichiarazioni al loro arrivo in tribunale, le sentiamo nel prossimo contributo. Giustizia, io penso che già la giustizia sia fatta con questo omicidio, perché lei è l'assassina di questo corpo. Gigi in questa cosa non c'entrava, è lei che è l'assassina, che dovrebbe essere lei giustiziata, ma per bene però. La giustizia non sarà mai abbastanza. Parli con il nostro avvocato. Non me lo dà aiuto nessuno. Nel giudice può dare anche l'ergastolo, a me non cambia niente. Parole dure, insomma, quelle dei familiari della vittima. Abbiamo aperto telegiornale con due vicende molto, molto difficili. Adesso però una bella notizia: il fatto che è accaduto ieri a Milano, una bambina che aveva fretta di nascere ed è stata partorita in taxi. Quanto è nato? 15 minuti fa. Non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale e, come in un film, una donna giovedì mattina a Milano ha partorito dentro al taxi che la stava portando alla Mangiagalli. La chiamata di una donna incinta e del marito arriva dalla zona di Chinatown. La coppia sale sull'auto bianca intorno alle 9 del mattino, chiedendo al tassista di correre verso la clinica, ma è già in zona Repubblica che si capisce che il bambino non ha alcuna intenzione di aspettare. Il conducente sente infatti le prime urla della donna e in Viale Maino il pianto di un neonato. Il piccolo è infatti appena nato. La corsa è proseguita poi fino alla clinica Mangiagalli, un po' rallentata dal traffico della mattina nel centro cittadino. Arrivati all'ospedale, mamma e neonato sono stati subito affidati al personale sanitario. In pronto soccorso ostetrico ginecologico, i medici hanno così proceduto alla chiusura del cordone ombelicale e accompagnato la neomamma in sala travaglio per le procedure sanitarie e per verificare che non ci fossero complicazioni. Tanti i ringraziamenti al tassista che, per ricordare quello che poi ha descritto essere il giorno più bello della sua vita, ha voluto immortalare la scena in un video. Stamattina a Milano c'è stato un altro nubifragio. Il maltempo non ha colpito soltanto la città di Milano, però è lì che si sono verificati il maggior numero di disagi, soprattutto per gli allagamenti delle strade. Andiamo a collegarci in diretta con Giusy Chiricò. Buongiorno Giusy. Buongiorno Paolo, buongiorno anche ai nostri telespettatori. La prima ondata, diciamo, di questi nubifragi è iniziata nella notte tra mercoledì e giovedì notte. Proprio ieri vi avevamo dato conto di quanto questi gravi problemi avessero impattato sulla città di Milano e non solo, anzi il nubifragio che c'è stato la scorsa notte ha riguardato maggiormente il Varesotto, con addirittura i voli dirottati da Malpensa
presenza a Linate. Invece questa mattina è arrivato un'altra ondata di nubifragio che si è abbattuta nella città di Milano. Come potete vedere anche dalle immagini, difficoltà della viabilità anche in tangenziale, abbiamo potuto appurare come anche in tangenziale il massimo a cui si poteva andare in automobile era circa 30-40 km/h, e da lì si sono create chiaramente grandissime code per la città. Ha sfrecciato, sfrecciavano tante ambulanze. In questo momento non abbiamo grandi dati da fornirvi per quanto riguarda realmente i danni che ha causato questo forte temporale che si è abbattuto sulla città di Milano questa mattina, però sappiamo benissimo, abbiamo potuto documentare come questi allagamenti abbiano invaso insomma un po' tutti i quartieri della città di Milano. È caduta circa lo 0,7 mm di acqua, però diciamo è stato un po' un preludio di quello che sarà un weekend da bollino rosso, perché le temperature si attesteranno attorno ai 37 gradi per poi avere un'altra settimana di luglio davvero caldissima. Per adesso è tutto, ti ridò la linea, Paolo. Grazie, grazie Giusy. Dalle difficoltà viabilistiche di questa mattina a Milano a invece le difficoltà del trasporto ferroviario in Lombardia. Ieri un'udienza a Fiume di dei responsabili di Trenord in commissione del Consiglio regionale. Sembra essere scoppiata la pace tra Regione e Trenord, a confermarlo è lo stesso assessore ai trasporti Franco Lucente durante l'audizione in commissione dei vertici dell'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale, una nuova intesa che arriva solo dopo poche settimane da una lettera dai toni non troppo amichevoli inviata da Lucente a Trenord, in cui l'assessore si diceva dispiaciuto del servizio offerto ai lombardi a causa di cancellazioni, guasti e ritardi che crescevano di giorno in giorno e criticava l'inefficienza del servizio offerto ai pendolari. Ora però Lucente fa un passo indietro e sottolinea che non c'è nessun contrasto con l'azienda e che la lettera si riferiva solo al mese di giugno. Ma qualcuno l'ha letto come problema. Io credo che un buon padre di famiglia controlla quello che ovviamente funziona, e quando qualcosa non va lo segnala, e basta solo segnalarlo per farla andare meglio. Era in maniera particolare il mese di giugno, se vogliamo entrare nei particolari, gli ultimi 5 giorni prima della lettera in maniera particolare mi avevano fatto arrabbiare, perché il servizio non era così come lo desideravo e soprattutto non teneva lo standard che era stato tenuto nei mesi prima. L'audizione in commissione trasporto dell'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sui primi mesi del 2023. Il tema principale emerso riguarda la puntualità, che secondo i dati sui 5 minuti è cresciuta nel 2023 rispetto al 2019, passando dall'80,2% all'84,9%, un buon risultato che rimane comunque indietro rispetto alla media nazionale dei treni regionali garantiti da Trenitalia, che nel 2021 era al 95,2%, una percentuale criticata anche dai 5 Stelle, che tornano indietro al 2012, quando invece l'indice di puntualità di Trenord si attestava all'86,9%. Nei primi mesi si riducono però le soppressioni medie giornaliere, il dato è pari a 57, in calo rispetto alle 68 registrate nel 2022 e alle 59 del 2021. Un altro punto importante che è emerso è il numero dei passeggeri: nonostante la crescita non è ancora ritornato ai livelli pre-Covid, è infatti ancora al meno 15% rispetto al 2019. Per quanto riguarda invece i nuovi treni, a giugno 2023 si è celebrato il giro di boa del piano di rinnovo della flotta con l'ingresso in servizio del 111° treno. Oggi 121 convogli di ultima generazione sono già in servizio, entro la fine del 2023 ne arriveranno altri 37. Le consegne previste consentiranno così alla flotta di raggiungere quest'anno un'età media di 15 anni. Il dato calerà a 12 nel 2024 e a 10 nel 2025. Torniamo a Pavia, ma questa volta in municipio, per parlare di politica con Mario Fortunato in diretta. Ieri sera c'è stato un consiglio comunale, primo consiglio comunale tranquillo dopo un periodo difficile, mi sembra di capire. Buongiorno Mario.
Buongiorno Paolo, buongiorno ai nostri telespettatori. Tranquillo è un eufemismo, poi vi spiegheremo anche il perché. Diciamo tranquillo da un punto di vista politico. Sappiamo delle fibrillazioni per il possibile rimpasto rimasto in stand-by. Ieri, come avevamo anticipato, il numero legale c'è stato, la maggioranza compatta si è presentata garantendo l'avvio dei lavori. E questo è un dato significativo perché è una piccola tregua armata, ma a settembre il calderone del rimpasto riprenderà a girare. Questo perché ieri, come abbiamo anticipato, c'è stato un importante incontro in regione tra il capogruppo della lista civica Pavia Prima, che saprete ormai a memoria, da tempo chiede un assessorato, e il commissario cittadino della Lega, Giovanni Palli, che si era messo così di traverso rispetto all'ipotesi rimpasto. Che cosa è emerso a livello non ufficiale, perché le bocche restano cucite, che a settembre la Lega, il commissario cittadino, potrebbe chiedere un rimpasto a 360 gradi, quindi molto più esteso all'interno della maggioranza, una sorta di tagliare, come si usa a dire in questi casi, quindi non solo con l'ingresso di Pavia Prima, un'operazione che potrebbe toccare anche altri enti collegati al comune. Questo è quello che siamo riusciti a raccogliere. Quindi per il momento sì, il Consiglio si è tenuto, solo Fraschini è uscito proprio a un certo punto della seduta, facendo così mancare il suo apporto, però per quel che riguarda le altre assenze non sono state registrate quelle di Paola Chiesa di Fratelli d'Italia, Lidia De Cembreno di Forza Italia, come inizialmente ipotizzato. Quindi ultima seduta del Consiglio Comunale, breve sosta per le vacanze estive, in cui si continuerà a trattare ovviamente sotto traccia per il tema del rimpasto. Dicevamo in apertura, seduta tranquilla, mica tanto Paolo, perché poi qualche polemica c'è stata, in particolare sulla delibera relativa al progetto della nuova palestra dell'Istituto Cairoli, di cui abbiamo parlato anche nelle nostre edizioni del telegiornale. Questo perché non è stato condiviso il progetto con la maggioranza, diversi consiglieri se ne sono lamentati. Ricordiamo un progetto della provincia di Pavia con fondi europei del PNRR che ovviamente ha richiesto la via libera anche del Consiglio Comunale, perché trattasi di area proprio gestita dal Comune. Questa è una piccola chiosa per dire che poi le polemiche non vanno mai veramente in vacanza. Per il momento è tutto. Grazie, grazie. Polemiche anche a Milano, in questo caso per la decisione di sopprimere la famosa linea bus 73, quella che da San Babila arrivava fino all'aeroporto di Linate, di fatto sostituita dall'attivazione del nuovo tratto della linea metropolitana 4, anche se poi i percorsi non sono completamente coincidenti. C'è ancora stata ieri sera una nuova protesta dei residenti per chiedere la riattivazione della linea. Dalla giunta comunale arriva qualche spiraglio per comunque trovare una soluzione, ma sicuramente occorreranno dei mesi. Nessuna marcia indietro, almeno per adesso. Il Consiglio Comunale di Milano ha affrontato nel corso della sua ultima seduta il tema dell'autobus 73, diventata dopo l'inaugurazione della M4 fino a San Babila un vero e proprio pomo della discordia. La 73 infatti ha da sempre collegato il centro di Milano, partendo da Piazza Diaz, con lo scalo di Linate. Oggi questo collegamento passa sottoterra grazie alla nuova linea blu, ma non sono pochi i residenti di Viale 22 Marzo, Viale Corsica e dei comuni oltre l'aeroporto che si sono lamentati per la sua soppressione. Per sostenere le voci di questi ultimi, l'aula di Palazzo Marino ha affrontato non uno, ma ben quattro ordini del giorno sul tema. Solo uno però è stato approvato. Se infatti i testi depositati nell'ordine dalla Lega, da Forza Italia e dai Verdi non hanno trovato sufficienti voti a favore, anche se ci sono andati davvero vicini, l'unico ad aver avuto il semaforo verde è stato quello presentato dal Partito Democratico, ossia l'unico che non chiedeva in maniera esplicita alla Giunta di ristabilire l'operatività dell'autobus. Il documento approvato infatti invita il sindaco a lavorare sulla riorganizzazione del trasporto pubblico della tratta tra Linate e il centro città, costruendo un percorso all'interno della Commissione Comunale sulla mobilità o, in alternativa, un tavolo di lavoro dedicato da attivarsi entro il mese di luglio. Sarà questa, nel caso, la sede in cui andrebbe tenuto in particolare considerazione il mantenimento della 73, senza però ripristinarla in questo momento. Dalla giunta tuttavia arrivano segnali di possibili compromessi. Dà la forza all'ordine del giorno del Consiglio di poter modificare la delibera dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del 2020
2018, che aveva stabilito, attraverso anche una consultazione pubblica piuttosto consistente, l'attivazione di questa rimodulazione del servizio in ragione dell'attivazione di M4. Quindi mi sembra che il Consiglio abbia ben interpretato, anzi aiuta noi a poter, poiché non è né una delibera di giunta né una delibera di consiglio ma un atto dirigenziale, a chiedere ai dirigenti di poter modificare una delibera dell'agenzia e avere la copertura finanziaria. Una soluzione a cui il comune starebbe lavorando potrebbe essere il prolungamento dell'autobus 973 che ad oggi collega San Bovio, comune ad est di Linate, con l'aeroporto. Se questa linea percorresse Viale Forlanini fino ai Tre Ponti, ossia fino all'incrocio con il passante ferroviario e con la M4 alla fermata di Repetti, forse gli animi potrebbero calmarsi, ma per sapere se la soluzione andrà in porto servirà parecchio tempo. Altra polemica sempre verde a Milano è quella sulla Movida. Ci sono delle novità, ne chiediamo conto in diretta a Giusy Chiricò. Giusy, a te la linea. Sì Paolo, sono anni che praticamente affrontiamo il tema della malamovida a Milano, un tema veramente molto caldo, soprattutto per quanto riguarda i residenti di quei quartieri che sono stati definiti dal comune stesso a rischio. E ieri è iniziato proprio l'iter della denuncia da parte del comitato del Lazzaretto, che sarebbe quel quartiere che poi è stato denominato anche dalla comunità LGBTQ+, il Rainbow District, contro proprio la malamovida. In questo caso il provvedimento è proprio contro il Milano, infatti la malamovida va sotto processo al Tribunale di Milano e ieri c'è stata la prima udienza da parte del giudice che sta seguendo appunto questo iter giuridico. È stato confermato il presupposto di illegittimità e si parla anche di diritto alla salute. Sappiamo i problemi anche acustici che c'erano stati nei quartieri dove appunto nello specifico in questo quartiere dove la malamovida è sempre più presente. Proprio per questo il Comune di Milano qualche settimana fa ha preso qualche provvedimento, sta pensando a qualche provvedimento proprio per magari evitare l'apertura di nuovi locali in queste zone che sono considerate a rischio. Comunque un procedimento legale che chiaramente sarà abbastanza lungo, che però vede fiduciosi i residenti del quartiere del Lazzaretto che fanno parte appunto di questo comitato che ha portato in tribunale il Comune di Milano. Staremo a vedere cosa succederà. Ti ridò la linea, Paolo. Grazie. Violenza contro le donne. Dall'inizio dell'anno sono ben 131 gli ammonimenti per violenza domestica e stalking emessi dal questore di Milano. Dall'inizio dell'anno sono passati circa 170 giorni, quindi è quasi uno al giorno. I destinatari non sono solo uomini, ex mariti o compagni, ma in qualche caso anche donne e figlie che hanno commesso fatti di violenza nei confronti dei genitori, oppure clienti che perseguitano i professionisti, oppure anche atti persecutori posti in essere da sconosciuti. Recentemente, ad esempio, è stato emesso un provvedimento di allontanamento nei confronti di un clochard che, invaghito di una giovane volontaria che lo aveva aiutato, aveva preso a pedinarla. Ma non esiste solo l'ammonimento. Dalla questura fanno sapere che dall'inizio dell'anno a oggi sono state avanzate ben 11 proposte di sorveglianza speciale al Tribunale di Milano per maltrattamenti e stalking. Andiamo a Magenta adesso, dove c'è il problema di dove parcheggiare le bici quando si va in stazione. Una velostazione per i pendolari di Magenta, questa la richiesta avanzata dal Partito Democratico al Consiglio Comunale della città, una richiesta che si basa sul fatto che sempre più cittadini magentini usano la bicicletta per arrivare alla stazione, dove però manca uno spazio apposito per le bici, che vengono quindi legate ai pali della luce o lasciate in posti di fortuna, con il rischio che possano essere rubate. La stazione di Magenta è uno snodo ferroviario fondamentale per tutto il territorio, qui vengono centinaia di pendolari ogni giorno, viaggiatori e anche turisti che vengono nel weekend a vivere nel nostro territorio. Questo significa muoversi in auto per raggiungere la stazione. Ciò comporta una ricerca di parcheggi, un costo della benzina, tutte spese che tanti che vivono magari nelle frazioni, in altri quartieri di Magenta o nei comuni vicini eviterebbero volentieri. Chi sceglie di venire in stazione in bici sa che corre il rischio di non ritrovarla più, perché c'è un tema di insicurezza, c'è la mancanza di un parcheggio sicuro per le biciclette. Per questo, come Partito Democratico, abbiamo presentato una mozione in Consiglio Comunale per chiedere all'amministrazione del Gobbo di impegnarsi per la realizzazione di una vela stazione, cioè un parcheggio sicuro
sicuro per le biciclette vicino alla stazione ferroviaria. Oltre alla questione della sicurezza delle bici, c'è anche un tema ecologico che il Partito Democratico porta avanti. Permettere ai pendolari di arrivare in stazione in bicicletta significa diminuire il traffico di auto a Magenta e dare un incentivo a uno stile di vita più ecologico. Si tratta di un servizio che esiste in tante stazioni come quella di Magenta, un servizio fondamentale per ridurre il traffico delle automobili e soprattutto promuovere anche un modo di vivere con uno stile più salutare, più sostenibile. Ecco, chiediamo all'amministrazione del Gobbo di impegnarsi per la realizzazione di un parcheggio per le biciclette, un parcheggio sicuro, custodito, che permetta a tanti pendolari, a tanti viaggiatori anche del weekend di vivere a Magenta e tutto il territorio in piena sicurezza. Ci fermiamo, ve lo ricordiamo ancora che saremo in diretta alle 14.30 con un'edizione speciale dedicata alla sentenza che stiamo attendendo per quanto riguarda l'omicidio di Luigi Griscuolo, Gigi Bici, a Pavia. E naturalmente, qualora ci saranno aggiornamenti sul fatto di Voghera, la madre che ha strangolato e ucciso il figlio di appena un anno in preda a un ratus, sarà anche quella l'occasione per fornirvi ulteriori dettagli. Quindi appuntamento alle 14.30 con l'edizione speciale. A tra poco.